La regione crede di investe in questo importante progetto di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica in via Rigopiano 88. Intanto oggi iniziamo con un progetto strategico che dovrebbe realizzarsi nei prossimi 3-4 anni e che costruirebbe una sistemazione di questo alloggio che è un blocco di 5 palazzine che stanno in una situazione di difficoltà enorme, anche di degrado, quindi un intervento che migliorerebbe, ricostruirebbe la struttura senza far uscire le persone. È un progetto innovativo di altissima qualità che ha l'obiettivo di realizzare una struttura sicuramente a passo coi tempi, dignitosa per le persone che vi abitano, senza spostare le persone che ci sono. In termini di investimento? Tutto il progetto prevede una cifra intorno ai 7 milioni di euro che dovrà essere distribuiti nei prossimi anni. Comunque è stato fatto con a step. Si può procedere anche a step con investimenti. Per il primo investimento, il primo step, circa 1,5 milioni, che permetterebbe già di sistemare i primi piani e l'ascensore per la struttura. Considerate che questi 5 palazzine non hanno l'ascensore e non c'è la possibilità, se non con questo tipo di intervento, di realizzare un sistema per abbattere barriere architettoniche. Bisogna ringraziare la struttura delle case popolari dell'Ater di Pescara, l'architetto Caiz, che ha fatto un lavoro di grandissima qualità, e tutto il governo con la dottoressa Di Tella e Paolo Costanzi, che hanno fatto un ottimo lavoro, e stiamo imboccando un progetto pilota che sarà sicuramente innovativo per l'edilizia popolare. Sicurezza, qualità della vita, ma anche decoro urbano. Anche decoro urbano, perché avere delle case così degradate in un posto così importante, diciamo centrale della nostra città di Pescara, significa come un pugno all'occhio, che per cui il decoro della città passa anche tramite la riqualificazione di quelle aree degradate.